Ciao viaggiatori, oggi vi prendiamo e portiamo con noi in Sicilia alla scoperta di uno dei suoi mille gioielli, Catania. Di ritorno da un viaggio di 3 settimane alle Eolie, abbiamo deciso di dedicare 2 giorni a Catania e ai suoi dintorni. Se c'è una cosa che abbiamo imparato di Catania è che ogni sua strada è un mondo a sé. Percorrendo la sua lunghissima e trafficatissima via Vittorio Emanuele II, che congiunge il porto al cuore del centro di Catania, arriviamo a Piazza del Duomo, dove di fronte alla cattedrale barocca di Sant'Agata si erge uno dei simboli della città, ovvero la Fontana dell'Elefante. Poco distante un gran vociare attira la nostra attenzione. Dietro la seconda fontana della piazza, quella dell'Amenano, scendono i gradini che portano alla Piscaria, il mercato del pesce di Catania. Le urla dei pescatori alla ricerca di nuovi clienti si mischiano ai colori della mercanzia, creando un vero caleidoscopio di emozioni che rendono la Piscaria una tappa imprescindibile in una visita a Catania. Oltre ai banchi dove acquistare pesce, si trovano un'infinità di ristoranti dove poter gustare le specialità ittiche della città. Noi decidiamo di sedere ad uno dei tavolini di MM Street Food, davvero un'ottima scelta. Altra tappa imperdibile è quella presso uno dei 1000 chioschi che si possono trovare disseminati in città per sosseggiare un tipico Sels limone e sale. Abbandoniamo il mercato che si sta svuotando e ci dirigiamo verso Piazza Federico di Svevia per ammirare l'imponente castello Ursino. Tra una via e l'altra arriviamo al cospetto di un palazzo che esibisce l'insegna Teatro Antico. Entriamo e scopriamo che al suo interno si cela il Teatro Romano di Catania, costruito nel II secolo su un preesistente teatro greco. Partendo dai resti dell'antico anfiteatro romano, iniziamo a percorrere via Etnea, la via che punta dritto dritto verso il celebre vulcano siciliano. Una breve pausa a Savia per il combo arancina e granita e poi andiamo a goderci il tramonto all'interno dello splendido parco di Villa Bellini. Prima di cena ce ne ritorniamo nella zona del porto, dove si trova Oblò, il nostro B&B davvero troppo carino per darci una rinfrescata. Torniamo fuori quando la notte ormai avvolge Catania, ma la calore estiva proprio non vuole saperne di mollare la presa. Per cena scegliamo uno dei must in città per quanto riguarda la carne di cavallo grigliata direttamente in strada, ovvero il ristorante Achille. Nel nostro secondo giorno a Catania decidiamo di esplorare i suoi dintorni dirigendoci verso 2 località di mare amate tanto dai turisti quanto dai catanesi, Aci Castello e Aci Trezza. Ad Aci Castello, il castello normanno svevo svette imperioso su decine di bagnanti che si tuffano nelle acque turchesi del porticciolo. Arriviamo ad Aci Trezza e dopo una breve passeggiata decidiamo di infilarci in uno dei suoi numerosi ristoranti di pesce. Scegliamo le muse, davvero super. Nel porticciolo individuiamo uno dei barcaioli che accompagnano i visitatori con le loro imbarcazioni sulle isole dei Ciclopi, un gruppo di immensi scogli fuori dal porto, per tuffarci e godere del colore pazzesco del mare di Aci Trezza. Sulla via del ritorno verso Catania, prima di salutarla definitivamente, sostiamo qualche minuto nel porticciolo di San Giovanni Licuti. Catania ha ancora tanto da offrire, ma il tempo a nostra disposizione è purtroppo scaduto e il nostro aereo per tornare a casa ci attende. Pollice in su se ti è piaciuto questo video e se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e azziona la campanella. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao viaggiatori!